passeggiando per Pompei, lavorando, andando un po' in giro, guardate un po' a chi trovo direttamente da Pompei a Benevento. La possiamo dire, la possiamo girare così? Una battuta banale sul mio cognome. Ma io sono banale, tu mi conosci proprio. Banana banale. Proprio. Esattamente, proprio per la banalità. Bravo. Allora, Alfonso Benevento, direttamente da Radio Kiss Kiss Italia. Arrivo da lì, infatti. Sì, arrivi da lì e non ti sei nemmeno cambiato, tra parentesi. Uguale, uguale. Come... Parliamo un po' di quello che stai facendo in questo periodo. Io passa così, grazie. No, io parlerei d'amore. Addirittura. Visto che si è sciolta la coppia più importante del jet set, sì. Non per il caldo. Non per il caso. Ovvero Angelina Jolie e Brad Pitt. Io vorrei parlare d'amore, anche perché vedo davanti a me una coppia innamorata. Lui beve per non pensare a lei e lei fuma per non pensare a lui. È tutto molto bello, aggiungo. Bello. Ecco, io chiamerei subito la mia dolce metà per far capire quanto sono innamorato di lei. Angelo, vieni qua. Vieni qua, Angelo, la mia dolce metà. Perché in questi tempi, ecco la mia fidanzata. Perfetto. E direi che non è proprio la metà, ma comunque è una metà. Più o meno l'altezza è la stessa. Ok, che cosa ti ha colpito di... Il capello, perfetto. Che manca a te. Poesia pura. Partiamo anche di quello che è successo in estate. Ti troviamo ormai ti troviamo da tutte le parti. Sbuchi da qualunque angolo, qualunque festa del territorio. Ti piace sbuco? Sbuco da ogni buco. Perfetto, io volevo lasciare la S. Sbuco da ogni buco è un'estate fantastica. Io sono stato in Sicilia, vi consiglio di andare in Sicilia. Hai mangiato l'arancina? Non ho mangiato l'arancina, ho mangiato la cosa che ama Maurizio Sannino. Il cannolo. Lo sapevo. Il cannolone lungo con la ricotta paesana. Questa la tagliamo. Maurizio impazzisce per il cannolo. Sapere, però non dire tanti segreti miei, perché non... Poi dal cannolo siciliano ho trovato il cannolo napoletano e mi sono innamorato del cannolo. Sei innamorato del cannolo napoletano, perfetto. Si dice sempre la domanda fatidica. Vai. Programmi per il futuro. Allora, proprio per il futuro noi pensiamo di sposarci quanto prima, sì. Anche perché c'è lei che mi dice di no, quindi più le dici di no, io penso faccio bene a sposarlo. Girati con la camera. Dite tutti quanti sì in coro, faccio bene a sposarlo. Vabbè, okay. E quindi ci sposeremo. Quando finisce questa farsa avviseremo comunque. Ci sposeremo, sì. Entro qualche mese, giusto? Sì. Lui ha avuto il posto fisso, lui oggi sta festeggiando, sì. Perché è stato assunto. Ah. Quindi visto che lui ha il posto fisso, possiamo sposarci. Ah, che bella cosa. Quindi su questa bellissima notizia che ci ha dato Alfonso, loro si possono sposare perché giustamente c'è il posto fisso. Quindi Lorenzin, per il fertility Day, prendi Angelo Sorrentino, perché lui fertilizza solo con lo sguardo. Fai vedere lo sguardo. Ecco quante donne sono già gravide adesso con lo sguardo di Angelo. Io direi che è uno sguardo che assolutamente colpisce. Imbarazzante. Inquietante, aggiungo io. Però, capri, sì, ma se lo può rifare, magari. Ecco, ci eravamo persi questo particolare prima. Vabbè, dove... per un tempo la sera faceva le cose un po' più hot. Non solo, ma era una televisione seria. Dopo questo avrà completamente chiuso i battenti. Vogliamo anche dire dove possiamo avere il piacere e l'onore di ascoltarti? Allora, dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss Italia, dal lunedì al venerdì. Malgrado questa intervista. Il cielo è sempre più blu. Come diceva un famoso personaggio, salutiamo gli amici di Bacheca. Ciao amici di Bacheca, vi amo tutti. Ecco, il cannolo era per me, lasciamo stare. E tu? Ciao amici di Bacheca. Perfetto. Però posso farti vedere una cosa alla fine per chiudere in serietà? No, per chiudere un attimo in serietà. Allora, Michele e Valentina, vedi un secondo qui, loro stanno per sposarsi. Vieni qua, Michele e Valentina. Oh, allora gli cantiamo. Sono fidanzati da 8 anni. Perfetto, una metà. Ora non pigliano via. Pigliatela via. Eccoli qua. Eccoli. Ciao. 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 Ok, mi faccio. Scusatelo perché lui è proprio così. Non mi chiamare anche l'ultima persona, Marta. Vieni qua, Marta. Vieni, no, vieni. Marta, vieni. È direttamente, da Radio Ibiza. Fa la finta timida perché lei è abituata a fare la protagonista. Quindi, mo dice perché? Ma metà mi si mezzo subito. Allora, mo dico, vieni qua. Ecco, okay. È diretta a prescindere. Qui siamo a Pompei, quindi non ce ne frega. Direttamente da Radio Ibiza. Sì, proprio da là, da Ibiza. Infatti, parla spagnolo. Lei sente che parla spagnolo? Un saluto, ti faccio parlare poco. Besos a todos, perfetto. Siamo internazionali. Allora salutiamo tutti. Pure qua, pure. Facciamo un saluto tutti insieme. Venite qua. Facciamo un saluto, stiamo dando. Facciamo così, tutti quanti con le mani qua. Non... Attenzione al dito. Attenzione al dito. Tutti quanti col dito qua. Il dito qua. Scegliete il dito giusto. Il dito qua, visto che è un'altra televisione, facciamo concorrenza sleale. Contatto. Oh, è meraviglioso. È meraviglioso. Ciao. No.